Centro di queste nuove esperienze, questa coalizione tra scuola e lavoro. Ma il mondo del domani è dei ragazzi, quindi io credo che sia in ogni circostanza necessario restituire anche i primati, la primazia di una scena a quelli che sono i veri protagonisti. Noi stiamo parlando dei ragazzi, sono i ragazzi quelli che hanno necessità di essere messi in luce e di essere anche artefici del loro destino. Come ha trovato l'atmosfera qui questa mattina? Grande entusiasmo, passione, voglia di fare, voglia di mettersi in gioco. Ci sono i giovani al centro? I giovani al centro è un elemento imprescindibile, il futuro è nostro, il futuro è ce lo giochiamo e ce lo dobbiamo anche rubare da chi probabilmente prima ce lo ha rubato. Domenico Di Frenna, bravo! Espressione positiva. Del team che ha lavorato a questo percorso, noi vogliamo dire quale, perché deve avere voglia uno di farsi vedere. Questa lettera è molto bella, io l'ho letta al circolo che non tiene in una delle attività svolte, ma non c'erano i ragazzi, voglio dirlo oggi, perché la lettera era particolarmente significativa. Dicevo, noi non pensavamo all'inizio che bisognava faticare tanto, e beh, pensavamo che fosse un gioco, che fosse invece ci vuole impegno, dedizione, professionalità, e questo impegno tutti quanti insieme lo vogliamo portare avanti. Era una, proprio un'assunzione di responsabilità, autonomia, capacità di valutazione, sono le tre competenze che chiede l'Europa. Questi ragazzi ce l'hanno, perché in più fanno gioco di squadra, sono squadre di 50 o 100 ragazzi. Guardate, realizzare i prodotti che vedete non è cosa da poco. Ma oggi che succede, Domenico? Che i video sono in linea e i 5 finalisti devono essere votati, perché dobbiamo avere il vincitore. Dici tutto, Domenico. Allora, questa è la prima competizione che a livello nazionale nasce in Italia. Loro sono le prime 5 scuole che si contenderanno il premio. Le votazioni partono da subito, perché se andate sul sito www.napoli.com trovate i loro 5 fantastici LIFT.